questo... Ci troviamo nella piazza principale di Aosta. Allora, noi siamo qui, anche se siamo donne, per essere la giuria di Letture Altre. Nonostante siamo donne, hanno comunque scelto, perché non due uomini? Perché non due uomini? Vabbè. Io sono Valeria. Io sono Maria Chiara. E insieme siamo le etero basiche. Allora, il nome è, in realtà è una scelta molto banale, abbiamo semplicemente preso dal format che facciamo sui social, che è maschi etero basic e qualcosa che fanno, e l'abbiamo italianizzato, perché ci piacciono le parole italiane. E lo abbiamo reso al femminile. Sì, anche perché poi è diventato nel tempo anche un termine, un po' un neologismo per dire quando qualcuno fa qualcosa diventa una cosa etero basica, e quindi ci piaceva anche questa... possibilità di far viaggiare il linguaggio. Sì, sono chiaramente frutto di grande osservazione che abbiamo fatto per anni, e i nostri amici si sono divisi, diciamo, in varie sezioni. Chi si è riconosciuto molto nei video e ha voluto i diritti di quello che facevamo, e quindi ci hanno detto: questa qua l'hai detta, perché però l'ho detta io, quindi mi devi ringraziare a me. Poi ovviamente ci sono quelli per cui noi siamo le spie. Quindi le amiche, che le guardie, che davanti a cui ormai non si può dire più niente, perché sennò te imitano nei video. Poi invece c'è anche in realtà un'altra parte che secondo me per anni tipo non ci ha ascoltato quando provavamo a dire delle cose un po' femministe, e vedendosi invece rappresentate in quel modo nel video a un certo punto ci ha come dato credibilità, e quindi pure i nostri amici hanno iniziato un po' a farsi delle domande tipo: oddio, sta cosa forse è greve. Sicuramente una cosa che è accaduta molto è che all'inizio ci hanno chiesto: ma come fate? Siete davvero delle infiltrate nel mondo maschile? E in realtà noi ci teniamo molto a raccontare che un po' la vita di una donna, di una ragazza, è molto incentrata sull'osservazione degli uomini, perché da quando sei piccola vieni un po' cresciuta con quest'idea di stare lì ad osservare, cioè magari gli amici maschi giocavano a calcetto durante il liceo e tu potevi solo guardare. Le fidanzate dovevano andare a guardare le partite di calcetto. O anche durante le comunioni si giocava a un certo punto alla play e le femmine potevano guardare i maschi che giocavano. Allora, in realtà la cosa interessante è che credevamo di essere seguite principalmente da donne, poi quando abbiamo guardato proprio i dati sul profilo di Instagram abbiamo scoperto che è quasi un 50-50, quindi abbiamo tutta una fetta di pubblico maschile anche che ci segue, che non capita lì per caso appunto, ed è molto interessante perché solitamente in un unico profilo non è facile unire due target così diversi. Sì, Instagram comunque tende anche a creare delle bolle, quindi è bello anche avere l'occasione di poter mettere insieme delle voci che solitamente non si parlerebbero in nessun modo, e cerchiamo anche sempre di... ci facciamo molte domande su come invece mantenere questa cosa. Allora, finora ci siamo scopato una cifra, cioè allora, il nostro obiettivo principale è scoparci questa cosa, perché le femmine alla fine si sa, quello vogliono fa. No, abbiamo cercato di, quando tipo facciamo troppe cose per il pubblico femminile, poi andiamo a fare una serie di ricerche tipo: forse una cosa sul calcio mo ci sta bene. Cerchiamo un po' di alternare. Vabbè, l'idea è venuta al ghostwriter nostro, che infatti ringraziamo. Non è merito nostro, è merito di un uomo. No, un po' l'idea veniva da un'idea di appunto fare un po' un manifesto, quindi qualcosa che potesse in vari capitoli, in vari episodi, raccontare l'esistenza dei maschi etero basic un po' più a 360 gradi, quindi mentre nei nostri video si vede più la parte goliardica o comunque di presa in giro, che mettesse invece anche un po' insieme in un progetto nuovo anche le difficoltà dell'uomo, le contraddizioni che sono dentro all'uomo. Sì, un po' dare anche un'anima a questo maschio etero basic, perché comunque i nostri video viaggiano molto velocemente, anche volutamente, cioè noi li montiamo con un montaggio super serrato, e quindi ti capitano su Instagram, tu lo guardi e rimani catturato, e a un certo punto forse avevamo anche l'esigenza di fare una riflessione più complessa e di mettere dei pensieri appunto in testa a questo maschio etero basic. In realtà abbiamo conosciuto Francesca durante una premiazione, che abbiamo ricevuto questo premio per la satira politica un anno fa, due anni fa forse, e anche lei era premiata nello stesso giorno, e siamo diventate amiche,
e ha detto da subito vorrei fare qualcosa con voi, e poi appena si è presentata l'occasione di Belve in prima serata ci ha ricontattato, e per noi è stata anche un po' una sfida per cercare di modificare appunto i nostri contenuti a un altro mezzo di comunicazione che è la televisione. E quindi sì, tutto sommato è stato molto figo. Sì, sicuramente ci ha unito anche molto quando ci siamo conosciute l'essere in qualche modo portatrice di essere donne in un modo, poi ognuna a modo suo diverso, e quindi Francesca è una donna unica a modo suo e anche noi lo siamo, e quindi cercare anche di mostrare donne che fanno cose diverse, a volte scomposte, a volte non, che non rientrano in quei canoni di come il femminile dovrebbe sempre essere. Difficilissimo. E va, io dico perché fa un passaggio ulteriore rispetto ai nostri sketch. Noi lo abbiamo scritto nel momento in cui avevamo una cosa nuova da dire, è una cosa che, in cui crediamo, è che rifare lo stesso contenuto ma sotto un'altra forma non ha molto senso, perché quel contenuto funziona già molto bene così com'è, i nostri video funzionano già bene così come sono, quindi sicuramente c'è un mondo nuovo nel libro che amplia un po' anche la visione degli sketch. Poi comunque è piccolo, scorre, si legge bene, facilissimo, facilissimo. Va tranquillo, va, ci si scopa.